Il glaucoma è una malattia cronica e progressiva che colpisce il nervo ottico e che può portare alla perdita della vista. È la seconda causa di disabilità visiva e cecità in Italia, dovuta all'aumento della pressione interna dell'occhio e in limitati casi alla riduzione dell'apporto di sangue al nervo ottico. Un danno che si manifesta con la perdita del campo visivo che inizia nelle porzioni più periferiche, coinvolgendo progressivamente le porzioni centrali del campo visivo fino a compromettere la vista. Proprio la diagnosi e il trattamento del glaucoma sono stati al centro del congresso medico che si è tenuto a Francavilla al Mare con l'obiettivo di fornire spunti utili per la pratica clinica nella gestione del paziente glaucomatoso, come spiegato dal responsabile scientifico del congresso Valdo Paolone, specialista in oftalmologia presso la Casa di Cura Pierangeli. Il glaucoma è una di quelle malattie molto invalidanti che negli ultimi anni ha trovato delle soluzioni terapeutiche e chirurgiche molto molto avanzate. Questo congresso è rivolto per i nuovi specialisti che ci sono in campo oculistico per spiegare un po' quali sono le procedure diagnostiche e terapeutiche da applicare. Certamente il glaucoma, essendo una malattia molto invalidante per il paziente ed è molto legato pure al fatto che c'è un aumento dell'età avanzata, e ci permette praticamente di poter salvare e consentire una miglior qualità di vita nella persona anziana. Quali sono i sintomi del glaucoma? Quando ci si accorge che qualcosa non va? Purtroppo molto spesso è asintomatico e quindi si accorge solamente quando si fanno delle visite oculistiche e si trova la pressione alta dell'occhio, quindi praticamente già è in passi molto, con danni molto avanzati, quindi è molto importante fare una prevenzione. Con le tecniche attuali, sia terapeutiche che chirurgiche, si riesce ad avere una buona qualità di vita. È chiaro che si è vincolata all'introduzione di farmaci nel nostro organismo oppure addirittura quando non c'è un buon compenso terapeutico con la farmacologia si ricorre alla terapia chirurgica o parachirurgica. Ci sono dei dati che riguardano più nello specifico la popolazione abruzzese. Quante sono le persone che in Abruzzo soffrono di glaucoma? Sono circa il 20%. È una buona, che purtroppo ha un'incidenza molto, molto elevata e purtroppo essendo una malattia asintomatica spesso arrivano pazienti con danni molto importanti a livello campimetrico e quindi con visioni molto molto basse. Dopo si associa spesso anche a un'altra malattia dell'anziano che è la cataratta.